Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi sono qui con uno dei due famosi video che avevo già registrato due volte ed è un video un po' particolare, nel senso che voglio chiedere se appunto vi possono piacere video di questo genere partendo con questo. Pensavo di iniziare una sorta di serie su case editrici indipendenti inglesi, visto che di tante case editrici si sente parlare per forza, perché sono le maggiori, diciamo, case editrici a livello mondiale. Di altre magari si sente parlare di meno, però sono altrettanto valide, se non anche magari più di nicchia, e possono essere anche un modo interessante per scoprire l'editoria indipendente britannica, e anche per quando venite qua o avete amici che vengono qua, farvi portare o comprarvi libri un po' più ricercati, che non siano i soliti Penguin che ormai si trovano anche da noi, da IBS, Feltrinelli e quant'altro. Avevo pensato di cominciare con And Other Stories, che è una casa editrice di cui vi ho parlato già diverse volte, un po' qua, là, in giro, e che è una casa editrice che è stata fondata nel 1997, se non erro, da Stefan Tobler, che ancora adesso è a capo di questa casa editrice, che è un traduttore dal portoghese e dal tedesco verso l'inglese, il quale appunto si era stufato di non trovare in lingua inglese tantissimi autori e opere che riteneva valide. Ha fondato quindi la End Other Stories anche con un'idea secondo me veramente lodevole, e cioè quella di essere il più etico possibile. E di rispettare anche il lavoro di tutte le persone che contribuiscono all'uscita di un libro. Ma andiamo per ordine. Proprio perché l'intento è quello di essere etici, è una casa editrice no profit, quindi tutte le entrate che arrivano vengono poi reinvestite. Utilizzano una banca che non investe in settori, quali ad esempio le armi, tanto per dirne una. Pagano i loro traduttori in modo egregio, perché ritengono che il traduttore svolga anche una funzione quasi di ambasciatore, di attivista in un certo senso letterario, tramite il proprio lavoro, ma anche perché partecipando a festival e parlando degli autori tradotti, in un certo senso si fa portavoce di realtà molto spesso meno conosciute, proprio perché appunto uno degli aspetti chiave di questa casa editrice è quello di tradurre opere la cui lingua di scrittura non sia appunto l'inglese, anche se comunque pubblicano anche autori inglesi. Insomma, non è che ci sia una regola fissa scolpita sulla pietra, però come linea generale hanno quella di portare in ambito anglofono opere che non, altrimenti non avrebbero una voce. Fatto però, secondo me, molto interessante di questa casa editrice è che chiunque può in un certo senso partecipare, perché parte del modo in cui ovviamente riescono a pubblicare nuovi libri è grazie a questo sistema di sottoscrizione, diciamo. Si può decidere di pagare un tot all'anno, a seconda che si voglia ricevere 2, 4 o 6 libri. E quindi si contribuisce a appunto pubblicare i titoli successivi, di cui però non si sa nulla. Quindi io, ad esempio, mi sono iscritta e diventando sostenitrice ho ricevuto un po' di tempo fa il pacco con due libri, e non sapevo nel momento in cui mi sono iscritta esattamente quali fossero. La cosa bella è che si può fare anche come regalo, si può fare anche se abitate in Europa, quindi anche dall'Italia. E nel momento in cui appunto versate la somma relativa alla quantità di libri che volete ricevere, potete scegliere dal loro catalogo un ebook da ricevere in maniera gratuita. Ma non solo, chi contribuisce viene anche elencato alla fine dei libri che ha contribuito appunto a pubblicare, quindi secondo me è molto bello, perché ci sono anch'io lì in mezzo, perché non lo so, fa sentire tutti molto più partecipi, quasi parte di una famiglia.
come scelgono i titoli? I titoli li scelgono in base al loro gusto personale, ma anche grazie a dei gruppi di lettura selezionati da loro che in un certo senso fungono da consiglieri. Adesso direi che vi faccio vedere due libri che avevo comprato e i due libri più delle cartoline che erano legate nel pacco che ho ricevuto. I due libri che avevo comprato sono Down the Rabbit Hole di Juan Pablo Villalobos, non so, non parlo spagnolo, che dovrebbe essere, è un romanzo breve, direi. Direi amaro in un certo senso, quasi sì, ironico, però con un twist diciamo un po' oscuro, se così vogliamo. E è stato tradotto da Rosalind Harvey. Questo tra l'altro era stata una mia piratata nello scorso anno perché l'avevo trovato a 99 cent, completamente nuovo. Il secondo libro che ho comprato e che avevo preso perché era stato vincitore all'English Pen è By Night the Mountain Burns di Juan Tomás Avila Lorel, tradotto da Jethro Suttar, tutti i nomi facilmente pronunciabili, e questo appunto è uscito nel 2014-15, non so, comunque è recente, e ha vinto questo premio importante. E dovrebbe essere appunto sì, una storia di formazione, se non ho capito male. Sono molto curiosa di leggerlo, appunto, anche perché ha ricevuto questo premio, quindi vuol dire che in un qualche modo si è fatto notare. Il pacco che ho ricevuto conteneva invece, allora, dovrebbero essere due romanzi, sì. Il primo si chiama Martin John ed è di Anacana Schofield, non so come si pronunci. Anche questo è stato selezionato per diversi premi e la cosa interessante di questo romanzo che avevo sfogliato è che è scritto in questo modo, tipo a paragrafi separati da freccine e ha una serie sì, di espedienti, se vogliamo, tipografici che a me fanno sempre impazzire quando ci sono queste cose e niente, vi farò sapere quando lo leggerò. E il secondo libro che mi hanno mandato è Bret Easton Ellis and Other Dogs and the Other Dogs di Lina Wolfe, tradotto da Frank Perry. Anche questo dovrebbe essere sempre un romanzo dove ogni cane, appunto, è chiamato come un autore famoso. Questo ha vinto diversi premi e soprattutto proprio l'altro giorno sul Guardian, che sapete che fa quella serie che si chiama Translation Tuesday, ogni martedì appunto, l'altro giorno, ma ve lo linko sotto, ha proprio pubblicato un estratto da questo romanzo, quindi se vi può interessare vi lascio sotto il link così ne avete appunto un assaggio. Vi faccio vedere anche le cartoline che mi hanno mandato perché sono tutte in edizione limitata e sono state disegnate o da traduttori o da scrittori. Quindi l'autore di questo ha disegnato questa cartolina. L'autrice invece di lui ha disegnato, o meglio, ha fotografato, direi, questa che è la mia preferita di cartolina. Un autore che si chiama Ivan Vladislavic, direi, ha disegnato questa. E infine un traduttore di nome John Lindsay Miles ha fatto questa, che è anche molto bella anche questa. C'era anche un segnalibro con su varie copertine e niente, e dietro un ringraziamento. Niente, direi che ho finito di dire quello che dovevo dire. Secondo me è una casa editrice veramente molto, molto bella e interessante, propone tanti titoli anche appunto
questi dall'America Latina, ma anche ho visto dall'Europa dell'Est. Se guardate il loro catalogo, hanno veramente tante cose interessanti. Fatemi sapere se vi possono interessare video di questo genere e se magari avete così la curiosità di sapere di più riguardo ad altre case editrici indipendenti inglesi, magari ne avete sentito parlare e siete curiosi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!